Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati nel mio canale, sono Blaziken68, benvenuti in questo nuovo video. Siamo tornati su Super Dragon Ball Heroes, poiché quest'oggi ci andremo a spacchettare insieme dei ticket che ho ottenuto dalla modalità storia. Infatti l'ho praticamente quasi portato al termine, e non solo, ci andremo a fare anche qualche battaglia, ma volevo mostrarvi anche quali dovrebbero essere le carte migliori del gioco in assoluto su cui puntare all'interno delle vostre summon. Infatti facciamo in questo modo, dai, allora cerchiamo di strutturare questi primissimi video su Super Dragon Ball Heroes quasi sempre in questo modo, cioè prima di tutto nel negozio, quindi col negozio gacha. Allora vediamo un attimino cosa abbiamo qui. Caspita, abbiamo tantissimi frammenti di biglietto, ce li andremo assolutamente a portare tutti a biglietti rari. Quindi perfetto, otteniamo 7 ticket. Allora, come potete vedere abbiamo 31 ticket blu, 32 ticket dorati e vabbè, lasciamo perdere i frammenti. Come potete vedere qui mi sono messo a spacchettare all'interno del gacha promo. Mi sono farmato quindi i ticket della storia e li sto utilizzando qui. Per il resto tutti gli altri ticket farmabili dall'arcade e da tutte le altre modalità li andrò praticamente ad investire in un certo senso all'interno invece dei gacha normali, ecco, dei gacha veri e propri, gacha rari, mettiamola così. Tra l'altro ci sto facendo soltanto caso adesso che possiedo questo Goku 4 stelle che fa parte comunque dei promo. Comunque allora, andiamo a vedere insieme quali sono prima di tutto le carte più forti di tutto il gioco, ok? E poi decidiamo un attimino dove andare a spacchettare. Eh sì, c'è poco da fare. Goku Ultra Istinto, direttamente, Secret ovviamente, direttamente dall'Ultimate Mission, dalla Universe Mission, in realtà cosa sto dicendo? Dalla Universe Mission numero 2. Goku Ultra Istinto affiancato da questo Vegeta Blu è la 4 stelle barra Secret, quindi barra UR, tra virgolette, non UR, in realtà è una Secret, però è la 4 stelle comunque di Goku Ultra Istinto più forte in assoluto del gioco. Non sto dicendo, attenzione, che è la carta più forte del gioco, ma è di Goku Ultra Istinto la più forte e fa parte sicuramente delle più forti. Abbiamo poi, sempre all'interno della Universe Mission numero 2, quindi abbiamo già all'interno di questa UM2 praticamente due carte fra le più forti in assoluto del gioco, e cioè Saiyan Malvagio, carta davvero eccezionale questa qui. Come potete vedere abbiamo 9500 di potenza, che non sto manco a dirvelo, insomma. Noi giustamente, chi dovevamo andare a trovare fra queste tre secret che ci sono all'interno della Universe Mission 2? Ovviamente Cooler Dorato, che non rientra minimamente all'interno del God Tier, praticamente del tier più alto di questo gioco. Abbiamo poi dal set numero 6 un'altra carta a dir poco pazzesca, pazzesca, e cioè la secret del Daishinkan. Io ve lo dico, all'interno della lista che vedrete di queste carte vedrete praticamente quasi tutte secret, solo una UR del God Tier e per il resto vedremo giusto qualche altra UR, ok? Questa è un'altra carta pazzesca davvero, andremo sicuramente alla ricerca di lui perché lo voglio assolutamente. Ed abbiamo poi dal set numero 4 Re Maschera Nera. Ovviamente sappiamo chi si c'è là dietro, non ve lo dico, magari lo scoprirete voi stessi. Questa è un'altra secret molto molto buona, rientra sicuramente nel tier più alto in assoluto delle carte. Abbiamo poi direttamente dal set numero 3 Xeno Veget, altra carta, altra secret davvero fortissimissima questa qui. Dal set numero 2 abbiamo la secret di Xeno Cell. Ed infine dal set numero 1, come potete vedere, lo posseggo e sono contentissimo, quindi sì, l'ho trovato da solo purtroppo. Veget Blu Secret, signori, tantissima roba questa carta, davvero tantissimissima roba, 8200 di potenza, come potete vedere lo rende davvero una carta devastante. Ma attenzione, perché all'interno del tier più alto in assoluto del gioco troviamo anche lui, troviamo una UR, l'unica UR del God Tier, e cioè Goku Super Saiyan Berserker. Questo qui anche fa parte della Universe Mission numero 2, quindi all'interno del God Tier abbiamo praticamente, oltre alle due carte, quindi Goku Ultra Istinto del Saiyan Malvagio, anche Goku Berserker da poter trovare. E quindi sì, l'avrete capito, sicuramente conviene di più in assoluto pullare all'interno dell'Universe Mission set numero 2. Ma attenzione, perché anche l'Universe Mission numero 1 possiede delle carte molto molto forti. Su tutti ovviamente abbiamo questo Goku Ultra Istinto davvero incredibile, che non viene piazzato, ormai sono finiti i God Tier, però viene piazzato praticamente subito sotto, diciamo, al God Tier. Ci sarebbe anche la carta di Xeno Gogeta Super Saiyan di quarto livello, che è una carta con cui si possono fare delle... anzi, si può fare in realtà una combo molto molto figa.
Però il problema è che viene spammata continuamente, in tutta sincerità, è anche molto, abbastanza counterabile, quindi evitiamola direttamente quella carta, anche se rientra fra le più forti. Signori, io direi di spacchettare un pochino, spacchettiamo un pochino, allora andiamo con... sapete che non... Allora, cerchiamo di farci qualche singoletta col Gacciararo, ok? Quindi nella Universe Mission numero 2, proviamo ad andare di singolette così, vediamo un pochino se ci aumentano un pochino l'hype. Allora, sto imparando anche a capire quando si tratta effettivamente di Secret, quando si tratta di UR e robe simili. Questa qui sicuramente non è una carta rara perché dovrebbe essere dalle 2 alle 3 stelle. È una, infatti una SR, quindi non ci interessa. Quindi, proviamo un'altra singoletta qui. Questa qui dovrebbe essere un'altra SR, yes, un'altra SR, quindi va bene. Poi, continuiamo. Altra SR, quindi di Freezer, ok. Speriamo di trovare carte comunque nuove. Non ci sto facendo caso. Ok, abbiamo trovato fermi tutti una UR. Questa qui dovrebbe essere My UR. Perfetto, come vi dicevo. E da cosa riesco a capire praticamente la rarità delle carte? Da, dal contorno. Ecco, quando brillano di rosso vuol dire che sono UR. Quando brillano invece di color arcobaleno, tra virgolette, vuol dire... Per l'appunto. Per l'appunto. Quando brilla un arcobaleno vuol dire proprio questo. E cioè che abbiamo trovato una secret, signori, Goku Ultra Istinto. Allora, sembra che non sia incredibilmente difficile trovare secret o robe simili, ok? Però caspita, caspita, signori, spostiamoci da... Oh, ste singole vanno. Queste singole vanno, caspita. E quindi, allora, io devo fare un attimino un check, un recap. Abbiamo due secret su 1, 2, 3, 4... Vabbè, abbiamo due secret per il momento fra le più forti del gioco, ok? Quindi Veget Blue e Goku Ultra Istinto. Io direi di andare un pochino... Andiamocela a fare una multi nel set 8, dai. Ce lo facciamo però con i ticket blu, attenzione, con i ticket blu. Come devo fare? Vabbè, non sono riuscito a skippare. Vabbè, non abbiamo trovato praticamente niente. Cioè, multi vuotissima. Le cose migliori che abbiamo trovato sono due SR, cioè Goku Super Saiyan 3, molto bella come carta. E Toppo, cioè praticamente SR. Per il resto non abbiamo trovato nulla. Proviamoci a fare un'altra multi da questo set. Fermi, fermi, vado ad aprire immediatamente. Oh, ma cos'è? Caspita, due secret. Fermi. Xeno Gogeta Super Saiyan 4, che avevo detto, eccolo qui, l'abbiamo trovato. Ottimo, ottimo. Ed in più, fermi, Xeno Vegeta Super Saiyan di quarto livello UR, attenzione. Ma anche Xenore Vegeta, che purtroppo, pur essendo una secret, non è che sia sta gran secret. Però ne abbiamo fatto una multi da due secret. E questa è tanta tanta roba. Sì, proviamo un pochino il set 6, perché voglio provare ad andare a cercare Dai Shinkan. Oddio. Allora, abbiamo trovato solo Kale. Bella come carta, molto bella, UR. Quindi carta più rara praticamente che abbiamo trovato all'interno di questa multi. Spendiamoci anche questo ticket, dai, ci facciamo la singoletta sempre all'interno di questo set. Vediamo un pochino cosa troviamo. Ok, Lord Slug SR, va bene. E a questo punto, signori, io continuo sempre sul set 6 per cercare di trovare il Dai Shinkan con una multi Gacciararo. Allora, Xeno, cos'è sta roba? Fermi, allora... Xeno, Dio Demone Oscuro Bu, Xeno Janemba, perfetto, secret, quindi ci portiamo un'altra secret a casa. E troviamo anche Cauliflower, ma non solo, anche Xeno Gohanks UR. E anche questo Goku, ma questo Goku non c'è, no, non ce l'avevo. Quindi ottimo. E dovrebbe esserci anche questo Veget promo, se non vado errato. Sì, è praticamente una campaign card. Non male, non male. Peccato che mi servisse il Dai Shinkan da questo set. Proviamo giusto a spacchettare in un altro set. Dai, ci facciamo l'ultima multi, magari. Ci proviamo a fare la multi all'interno della Universe Mission numero 1. Dai, proviamoci. Quindi, ultima multi, signori. Fermi un attimo.
Allora, Goku Super Saiyan 4, UR, Jiren Secret, lo sapevo, era Secret. Jiren Secret, ottimo. Goku Ultra Instinct UR, bellissima questa qui. Ovviamente abbiamo quella lì della Universe Mission numero 2 che sto manco a dirvelo. Tanta roba, spacchettata, tanta roba. Io sapete cosa vi dico? Questo video lo dedichiamo tutto allo spacchettamento. Quindi, terminiamoci queste singole. Va bene, CP di Goku. Torniamo di nuovo qui. Voglio provare a cercare anche il Saiyan malvagio, dai. Io non ce la faccio, ma il gioco mi sente! Mi sente sto gioco! Signore, abbiamo completato tutte, e dico tutte, le secret. Tutte le secret della Universe Mission numero 2. Saiyan malvagio secret. Come vedete, i rate è tutto fattibile, è tutto molto fattibile. A sto punto, signori, set numero 7, abbiamo 3 secret da poter trovare. Stiamo trovando tutto, stiamo trovando tutto. Ovviamente i ticket li stiamo spendendo, attenzione, ne stiamo spendendo di ticket, perché possono sembrare, tra virgolette, pochi, ma sono tanti ticket questi qui, Quindi va bene, va bene. Ancora SR. Quanti ticket abbiamo rimanenti? E caspita, mi ero abituato con le secret in singola, attenzione. Ultimo ticket, vediamo. Goku Ultra Istinto, presagio, attenzione, attenzione, omen, UR. E direi che con questa UR possiamo chiudere questa spacchettata. E quindi guardate qui che progressi ha fatto la nostra collezione. Ovviamente abbiamo 344 carte su 1162, quindi ce ne mancano ancora abbastanza. Ma signori, con pochissime spacchettate, tra virgolette, abbiamo trovato le carte a cui miravamo. Saiyan malvagio, Goku Ultra Istinto, Xeno Gogeta quarto livello, possiamo mettere su una roba a dir poco devastante. A dir poco devastante. Cioè, guardate qui che roba. Ovviamente ho messo sul mazzo così, tanto per. Signori, se volete vedere questo mazzo all'opera, mi raccomando, lasciate tantissimi mi piace, perché andremo a provare ovviamente insieme Goku Ultra Istinto, ma se volete anche Saiyan malvagio e tutte le altre carte. Quindi tantissimi mi piace per un video di questo genere. Commentate, condividete, iscrivetevi. E noi ci diamo appuntamento, come al solito, ad un prossimo video.